Nessun uomo da bene, nessun cittadino, dovrebbe neanche sentir nominare quegli orrendi legni ai quali si è appesi a morire goccia dopo goccia. Così gli autori latini antichi definivano l'orrendo supplizio, e l'orrendo supplizio è la croce. Eppure, proprio gli autori latini, quelli tardo antichi, quelli della primissima generazione che ha incontrato i primi cristiani, si stupivano di una cosa. Si stupivano della nuova setta religiosa nata all'interno dell'ebraismo e dicevano: che strani che sono questi tizi. Adorano un falegname morto, punito della croce supplizio, ma non lo adorano come un maestro o come un profeta, lo adorano come un dio. E fin dai primissimi momenti del cristianesimo, l'orrendo supplizio diventa oggetto dei primi grandi, meravigliosi inni che l'Occidente ha conosciuto. I primi inni composti in quello che poi sarebbe diventato il canto gregoriano, che è la musica madre di tutta la musica occidentale, sono appunto inni alla croce, che la descrivono dolce legno, che con dolci chiodi sostiene il dolce peso, albero fecondo e glorioso, bilancia del grande riscatto che strappa via le prede alla morsa dell'inferno. Insomma, fin dall'inizio i primissimi cristiani si innamorano di Cristo esattamente quanto si innamorano della croce, perché non è più visto come qualcosa di orrendo, è visto come porta della gloria e della salvezza per il mondo. Ecco, è questo quello che dobbiamo comprendere. Lo dobbiamo comprendere quando studiamo la Divina Commedia, lo dobbiamo comprendere quando studiamo storia dell'arte, lo dobbiamo comprendere quando studiamo, piaccia o no, il 75% della cultura che costituisce il bagaglio identitario della nostra Europa, la cultura cosiddetta giudaico-cristiana. Apriamo il Purgatorio di Dante al canto terzo? Ci imbattiamo in Manfredi, che dice che orribil furon li peccati miei, ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende chi si rivolge a lei. Questo sì gran braccia indica proprio qual è quell'amore che secondo Manfredi perdona, quell'amore che ha le braccia spalancate. Manfredi si riferisce a quel Dio che per amore dell'uomo si è fatto crocifiggere e lo dice esplicitamente, candidamente. Apriamo un libro di storia dell'arte e scopriamo le grandi conquiste e innovazioni dell'architettura del periodo romanico e gotico, quelle innovazioni che hanno fatto la storia e la rivoluzione di tutto ciò che si è costruito da lì in poi, sono le grandi cattedrali e le grandi chiese, la maggioranza delle quali hanno per l'appunto la forma di una croce, o greca o latina qualsivoglia, ma di una croce, simbolo che chi entra in quei luoghi per partecipare agli atti di culto vi entra perché si sente membro del corpo di quel crocifisso che i cristiani venerano e adorano come loro Dio. Insomma, per capire l'Occidente, anche i suoi valori morali, anche i suoi valori di carità, di capacità di perdonare, quell'amor d'agape, quell'amor di donazione che volentieri perdona e volentieri si dona, dobbiamo capire la croce. Lo possiamo fare aprendo il libro di storia dell'arte e guardando i vari tipi di croce che troviamo in Cimabue, in Giotto, in Donatello, in Masaccio. Lo possiamo fare aprendo pagine sterminate di letteratura, lo possiamo fare andando a studiare trattati di morale, lo possiamo fare, e questo a me è più confacente, andando ad interpellare la musica. Per poter comprendere questo nucleo fondante del pensiero occidentale, ci rivolgiamo a Bach, in modo particolare a quel brano che è considerato la perla preziosa del suo volume intitolato Il piccolo libro
per organo. Un libro che raccoglie le introduzioni che l'organo doveva fare prima che all'interno del culto luterano si cantasse in certi determinati momenti della liturgia. Ecco, la perla preziosa di questo libro è il corale «O uomo, piangi sui tuoi grandi peccati». Detta così, sembra proprio una di quelle legnate pesanti. Uomo, ricordati che devi morire! Ricordati che devi morire! Com'è? Ricordati che devi morire! Va bene. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segno proprio. Non è questo l'intento con cui né l'autore di quel corale, né Bach, che ha scritto l'introduzione per organo a quel corale, vogliono perseguire. Il testo già di per sé stesso non è una minaccia, non è un invito all'uomo a rattristarsi di quanto faccia schifo, ad avere il terrore di essere castigato. Tutt'altro, è una serena presa di consapevolezza. Da che cosa lo capiamo? Lo capiamo prima di tutto dalla tonalità che Bach ha scelto per quel brano. Bach compone questa pagina in Mi bemolle maggiore. Lo so che i miei studenti al sorpensiero ritrovarsi tre bemolli in chiave già si trasformano nell'urlo di Munch e dicono «Oh cielo, come possiamo fare?» Ma tranquilli, nessuno vi chiede di suonare una simile pagina, ma soltanto di prenderla in considerazione come chiave di lettura di questo assunto culturale. Il Mi bemolle maggiore, nel pensiero di Bach, è la tonalità della tenerezza, della amorevolezza. Dunque un brano che guarda alla croce, ma con amorevolezza, con tenerezza. Non vuole mettere al centro i dolori fisici che qualunque delle migliaia di crocifissi che ci sono stati nella storia di Roma ha subito. Non vuole mettere al centro il far sentire chi guarda il crocifisso come uno schifoso peccatore, abominio e sterco dell'umanità, perché tu con le tue colpe hai causato la morte del Cristo. No, per niente. Bach, con la scelta di questa tonalità e in base a come compone e sviluppa la pagina, vuole proprio soffermarsi sul fatto che quell'evento che ha rivoluzionato gli ultimi 2000 anni di storia è un evento d'amore, anzi dell'amore per eccellenza, l'amore d'agape. Abbiamo già detto che l'uomo ha un profondissimo desiderio base all'interno del suo cuore e che questo desiderio base è amare ed essere amato. Ecco, lo step successivo per capire la cultura occidentale nella sua radice è questa. La rivoluzione che porta la cultura giudaico-cristiana nell'Occidente è questa. Lasciate che questa pagina parli e vi accorgerete che i poli di questa pagina sono due. Il primo, la tenerezza. La pace, la serenità, l'amorevolezza. Questa pagina sembra quasi come se chiunque di noi, stanco di una giornata pesantissima, si buttasse finalmente nel letto e ritrovasse questo letto con le lenzuola cambiate, profumate, bello, comodo, si avvolge nelle coperte, tutto è tenerezza, morbidezza, profumo, accoglienza, amorevolezza. Ecco, questo è il primo polo. Il secondo polo, se ci fate caso ascoltandolo, sono le spigolature, certi accordi un po' acerbi, certi modi di gestire i suoni che quasi quasi sembrano stonare con questa tenerezza. È un corale di passione, è un corale che guarda la croce. Anzi, a mano che la pagina va avanti, vi accorgerete che se da un lato aumenta questa tenerezza pulsante, quasi come un cuore che batte, tuttavia questa pulsazione diventa sempre più affannosa, sempre più stanca, sempre più faticosa, e il modo con cui la musica parla ce lo fa sentire, fino a che a un certo punto compare questo preciso accordo. Ci spiazza,
tremendamente. È un accordo che in quel momento spezza completamente le nostre orecchie. Ma perché? Perché Bach, con quell'accordo così aspro, sta citando il Vangelo. Ed egli, dato un forte grido, emise lo spirito. Cioè, tirò l'ultimo sospiro e morì sulla croce. Infatti, vedete, da quell'accordo diminuisce anche il tempo. Tutte le ultime note sono faticose, benché ancora dolcissime, sono faticose fino a che a un certo punto, tenendoti quasi con il fiato sospeso, anche all'ascoltatore viene di tirare un sospiro con l'ultimo accordo. La fatica di questo amore che si è lasciato crocifiggere. Questa è la croce, secondo il pensiero giudaico-cristiano. Questo amore grande e assoluto è ciò che sta alla base di tutta la cultura giudaico-cristiana e ciò che sta alla base del 75% della nostra cultura, in lettere, in storia, in filosofia, in musica, in arte, in tutto. Per poter capire l'Occidente, dobbiamo capire la croce.